Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile. Giovedì e come ogni settimana a quest'ora su questa rete siamo in diretta per parlare di salute e lo facciamo ogni settimana ospitando i migliori specialisti disponibili a interagire con voi, disponibili a rispondere alle vostre eventuali domande. Questa sera tratteremo un argomento che ci è stato chiesto, sollecitato proprio da voi. Parleremo della chirurgia del pancreas, che è sicuramente una delle più delicate tra quelle che vengono effettuate e praticate nella zona addominale. Questo per la localizzazione di quest'organo, la localizzazione anatomica in una sede del nostro corpo ricca di strutture vascolari vitali, quindi è, diciamo così, di difficile accesso, di difficile operatività, di difficile ricostruzione. E pensare che il tumore al pancreas è sicuramente una delle cause più frequenti di intervento chirurgico su quest'organo. Ma allora quando intervenire e come intervenire, soprattutto con quali risultati e con quale tasso di sopravvivenza? E quando non si può intervenire, quali alternative terapeutiche abbiamo alla chirurgia? Tutte domande alle quali darà risposte il nostro graditissimo ospite. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Pierluigi Sebastiano. Ha avuto un vuoto sul suo cognome e ci conosciamo da tanti anni, vero professore? Non diciamo da quanti, però sono tanti anni che ci conosciamo. Buonasera e Buonasera, benvenuto nei grazie del nostri studi. gradito invito. Grazie a lei, come sta? Sta bene? Bene. Ha avuto una giornata pesante in sala operatoria? No, diciamo ordinaria amministrazione. Ordinaria amministrazione. Professor Pierluigi Di Sebastiano, direttore della chirurgia generale ad indirizzo oncologico a Casa di Cura Pierangeli di Pescara, nonché docente della scuola di specializzazione in chirurgia dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Non solo in questa università ha insegnato, professore, negli anni precedenti lei ha insegnato anche all'estero, in quali Sì, altre università? ho avuto una piuttosto corposa esperienza all'estero in Germania e quindi ho lavorato presso l'Università di Ulm e presso l'Università di Heidelberg, dove ho lavorato appunto sia come chirurgo che come docente e come professore associato. E anche parte della sua formazione è stata fatta all'estero. Sì, 7 anni ho trascorso in Germania. Germania. Esperienze lavorative in Germania di 7 anni, poi ha diretto la chirurgia dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che poi è conosciuto da tutti come l'ospedale di Padre Pio, no? Di San Giovanni Rotondo. Per quanti anni, Per 8 anni professore? ho diretto la chirurgia e il dipartimento di chirurgia. Quella è una città, quell'ospedale. È secondo me il vero miracolo di Padre Pio. È una struttura incredibile che funziona benissimo, molto efficiente e che dà un'importante risposta al bisogno di salute di quelle Certo. latitudini. Ed è anche un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, pertanto oltre all'attività clinica si caratterizza per l'attività scientifica. Poi lei di Francavilla al Mare ha sentito la necessità di tornare in Abruzzo, è tornato in provincia di Chieti e ha diretto la chirurgia generale oncologica dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, soprattutto operato in due ospedali importanti come il Policlinico Santissima Annunziata di Chieti e il Bernabeo di Ortona. Esatto, sono tornato nel 2012, fine 2012, e ho diretto appunto questo reparto con una doppia localizzazione che ci ha permesso di implementare un modello di cura, un modello a intensità di cura, vale a dire noi abbiamo cercato di concentrare i casi più complessi e che richiedono maggiori risorse presso l'ospedale di Chieti e i casi invece, diciamo così, di media e bassa complessità presso l'ospedale di Ortona. Ed è stato un esperimento molto ben riuscito, a prezzo però di grossi sacrifici di coloro che hanno preso parte a questo disegno. A Chieti poi c'è il robot Da Vinci che lei utilizzava Sì, quotidianamente quando operava a Chieti. sì. L'ho iniziato ad utilizzare già a San Giovanni Rotondo, cioè noi abbiamo utilizzato il robot dal 2010 e abbiamo continuato anche a Chieti.
fatto numeri importanti alla ASL di Chieti, poi dal primo di aprile, quindi un mesetto fa, a casa di cura Pierangeli Pescara, direttore del reparto di chirurgia a indirizzo oncologico. Fotografia di questo reparto che dirige il professore. È un reparto nel quale noi ci ripromettiamo appunto di proseguire il cammino della nostra attività. Siccome non amo rimanere nella zona comfort, mi sono posto questo nuovo obiettivo, cioè quello di poter far crescere una struttura privata che ha una grande tradizione in Abruzzo, forse più anziana addirittura di molte strutture ospedaliere, con probabilmente una visione prospettica che combacia con quelle che sono le mie aspettative, e quindi mi riprometto di continuare a fare quello che ho sempre fatto, cioè il meglio possibile per i pazienti. Certo, lei è uno specialista chirurgia soprattutto pancreas e fegato, ma non solo, lì alla Pierangeli dovrà trattare tutto praticamente. No, in realtà io sono un chirurgo generale. Laddove oggi l'accezione di chirurgia generale praticamente si riferisce a quella che è la chirurgia viscerale, perché in origine della chirurgia generale, cioè il chirurgo generale faceva di tutto, dalla neurochirurgia alla chirurgia vascolare, all'ortopedia, eccetera. Poi tutto si è settorializzato giustamente. Certo. E oggi la chirurgia generale si identifica in quella che è la chirurgia viscerale, cioè la chirurgia dell'apparato digerente. Noi ci occupiamo di tutte le patologie dell'apparato digerente, con un focus particolare per la chirurgia epato-bilio-pancreatica, sulla quale io mi sono formato e ho lavorato parecchi anni, appunto, come ho detto prima, sia all'estero che qui in Italia. E soprattutto noi questa sera parleremo in quest'ora di trasmissione della chirurgia pancreatica, ma non solo. Il professor Pierluigi Di Sebastiano è a vostra disposizione fino alle 22:30, potete tempestarlo di telefonate, di mail, che anche questa sera devono transitare obbligatoriamente attraverso il sorriso e il garbo della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti, con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le email, ricordo l'indirizzo che è salute@rete8.it, i numeri di telefono a disposizione sono già in sovrimpressione, io li ricordo, il prefisso è 0871 5873 230 5873 235, due numeri a disposizione, vi aspettiamo. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro anche al regista Francesco Specchiulli. Subito, per introdurre gli argomenti che tratteremo stasera, la scheda video, il biglietto da visita di ogni puntata. Anche questa sera questa scheda è stata preparata da Gigliola Edmondo. Ogni anno in Italia si registrano circa 13.000 nuovi casi di tumore al pancreas, ovvero circa il 3% di tutte le diagnosi di cancro. E questa neoplasia, considerata tra i big killer, uccide quasi 11.500 persone ogni anno. È la quarta causa di morte per cancro nella donna e la sesta nell'uomo, con una sopravvivenza a 5 anni che raggiunge appena l'8% e quella a 10 anni che non supera il 3%. Tra le altre patologie del pancreas ci sono anche le pancreatiti, che si distinguono in acute e croniche. Il picco di incidenza per la pancreatite acuta si ha dai 40 agli 80 anni, con un valore stimabile in Italia di circa 5-6 casi ogni 100.000 persone ogni anno. Presenta uno spettro di gravità molto ampio, che va da forme lievi, che si risolvono in pochi giorni, a forme gravi che possono essere anche letali. Per quanto concerne la pancreatite cronica, invece, nel nostro paese è prevalente nel sesso maschile, il 75% dei casi, con picco di incidenza tra i 30 e i 40 anni. L'incidenza annuale è pari a 3-9 casi ogni 100.000 abitanti. Considerazione e numeri che ci ha fornito Gigliola Edmondo, li giro subito al nostro ospite per partire anche da un ripassino di anatomia su che cos'è il pancreas e quali sono le funzioni di quest'organo, professore. Allora, il pancreas è un organo non molto grande, pesa meno di un etto, ma è un organo, diciamo, dal punto di vista morfologico molto complesso, perché ha
molteplici funzioni. In sostanza, facendo un po' in parole povere, le funzioni del pancreas si possono ricondurre a due tipi. Una funzione che è quella esocrina, cioè quella di produrre degli enzimi che vengono riversati nel tratto digerente, enzimi che servono appunto alla funzione digestiva. E quindi il pancreas è un organo che assolve alle funzioni digestive insieme alla bile, produce degli enzimi pancreatici che, riversati nel tratto digerente e attivati dalla bile, contribuiscono al processo digestivo. E poi ha una funzione endocrina. Che significa? Significa che produce degli ormoni. Gli ormoni sono invece sostanze che vengono prodotte da un organo e riversate nel circolo sanguigno. E i principali ormoni che produce il pancreas sono l'insulina, che è l'ormone deputato alla regolazione della glicemia, cioè dei livelli di glucosio nel sangue, e il glucagone, che è, diciamo così, il contraltare dell'insulina. Queste in sostanza sono le due funzioni del pancreas, l'esocrina e l'endocrina. E abbiamo visto anche, con l'aiuto delle diapositive, quello che ci ha spiegato il professor Di Sebastiano, abbiamo sentito invece nella scheda di Gigliola, sì, i numeri del tumore del cancro al pancreas. Quanto è diffuso in realtà oggi questo tipo di cancro, professore? Cioè, è un, diciamo così, una patologia in crescita, tant'è vero che si prevede appunto che nei prossimi 10-15 anni sarà la quarta causa di morte per neoplasia nel mondo. Sono oltre 10.000 casi all'anno in Italia che vengono registrati, e sicuramente il fatto che aumenti non è legato solo all'aspetto che il cancro del pancreas stia aumentando, ma anche perché, diciamo, c'è un allungamento della vita, e c'è una più raffinata possibilità di identificare nuovi casi. Cioè, quindi, da una parte abbiamo una patologia che comunque è in crescita, una patologia che esordisce in età piuttosto avanzata e pertanto è legata all'aumento della vita media. Ed inoltre abbiamo oggi dei tools, dei mezzi diagnostici che ci consentono di aumentare, diciamo così, il numero di casi identificati. Sesso, più uomini o più donne vengono colpiti? Pochino più gli uomini, più ma uomini. Non c'è una differenza. Abbiamo visto 9 su 100.000, sì, per le donne, 12. Sì, non c'è una differenza. Senta, si conoscono le cause, fattori di rischio? C'è soprattutto familiarità nel tumore al pancreas, del pancreas, professore? Diciamo che la familiarità non rappresenta una quota importante. Diciamo, è chiaro che esistono dei tumori familiari, esistono i tumori del pancreas ereditari, perché esistono anche i tumori del pancreas che insorgono ad esempio sul pavimento di una pancreatite cronica, ed esistono forme di pancreatite cronica giovanile che purtroppo possono poi evolvere in un cancro del pancreas. Però in realtà il cancro del pancreas avviene per delle mutazioni genetiche che ancora ci sfuggono. Diciamo, la ricerca sta lavorando molto su questo aspetto, ma al momento non abbiamo, diciamo così, il bandolo della matassa per quanto riguarda le cause che comportano queste mutazioni, che poi determinano una variazione delle cellule, che quindi diventano cellule carcinomatose. E quindi è un cancro difficile da scoprire, perché non abbiamo delle metodiche di screening particolarmente efficaci. Faccio un esempio: per il tumore del colon noi abbiamo la coloscopia, che è una cosa fantastica, perché con la coloscopia noi possiamo mettere a punto dei metodi di screening quasi infallibili. Lo stesso vale, seppur in misura lievemente minore, per il tumore della mammella con la mammografia. Per il cancro del pancreas non abbiamo delle metodiche di screening che ci permettano di identificarlo, perché la sua sintomatologia, il suo esordio è estremamente aspecifico come manifestazione. La familiarità però è un aspetto che spaventa molti. Sì, però in realtà il cancro del pancreas è per gran parte una forma di tumore sporadico. Sporadico. Non, la quota di familiarità, la quota di ereditarietà è... non è significativa. È comunque vero che stanno aumentando i casi nella, sì, nostra società, vero? Sì, è una patologia in aumento.
Senta, come sintomi e segni ce ne sono di caratteristici, sono molto vaghi, è una neoplasia che può essere considerata maligna, silenziosa, e quando ha iniziato a diffondersi la persona che ne soffre accusa qualche segno, qualche sintomo, professore? Diciamo che i sintomi, come ho detto prima, sono aspecifici fino a quando la malattia non si manifesta in maniera più conclamata. E questi sintomi sono legati, diciamo così, alla crescita del tumore. Per cui noi abbiamo visto prima una foto del pancreas, no? E noi vediamo che il pancreas è anatomicamente distinto in tre porzioni. Abbiamo una testa, un corpo e una coda. Che cosa significa? La testa, il corpo e la coda si manifestano i tumori diversamente a seconda della loro localizzazione. I tumori della testa, ad esempio, sono quelli più temibili e anche più diffusi, hanno però, diciamo così, la caratteristica di manifestarsi precocemente rispetto ai tumori della coda. Perché? Perché la coda del pancreas è posta in una zona addominale dove, anche se dovesse avvenire la crescita di una massa, difficilmente questa massa darà segni di sé perché non ha strutture o situazioni che ne determinano, diciamo così, la sua presenza. Tanto stiamo rivedendo proprio la diapositiva. Sì. Invece la testa, come vedete la diapositiva della testa, nella testa che cosa accade? Che passa il condotto biliare e il dotto pancreatico, passano e sboccano nel duodeno, che è la prima parte dell'intestino, cioè quel ginocchio diciamo così, parte da dopo lo stomaco e dopo un legamento continua con l'intestino tenue. Ora, il dotto biliare, passando all'interno del pancreas, potrebbe essere schiacciato o ostruito da una massa, anche piccola, di pochi centimetri. E questo che cosa determina? Determina il mancato deflusso della bile nell'intestino. E che conseguenza abbiamo? Abbiamo l'ittero, cioè quella tipica colorazione giallastra degli occhi e della pelle. Perché? Perché quando la bile non può essere scaricata nell'intestino, rimane e, diciamo così, ristagna nel fegato e poi si riversa nel circolo sanguigno. Quindi molte volte il primo segnale di un tumore al pancreas localizzato nella testa è la presenza di un ittero, cosiddetto muto, perché insorge senza sintomi, cioè senza dolore, semplicemente il paziente si accorge di colpo di diventare di avere questo colore giallo. E tipicamente le urine sono molto scure, perché le urine filtrano il sangue, e le feci invece diventano chiare, perché la bile determina anche la colorazione delle feci, e quindi, non passando più la bile nel circolo nell'apparato digerente, queste feci diventano acromiche, si dice, cioè senza colore. Torniamo un attimo sulla diapositiva, la regia, se cortesemente la mette in onda, così vediamo anche gli altri sintomi, segni che potrebbero essere che potrebbero richiamarci, sì, appunto un tumore. Come vede del pancreas, appunto, questi segni sono estremamente vaghi ed aspecifici, perché qualsiasi paziente, purtroppo, sia affetto da una malattia neoplastica, riferirà stanchezza, astenia, sarà inappetente, avrà dolore, per esempio il tipico dolore che deve far sospettare, ma è comunque aspecifico. Tipicamente il pancreas, per via delle sue terminazioni nervose, le sue afferenze sensitive e motorie, determina tipicamente un dolore che si irradia al dorso, un cosiddetto dolore a cintura, che è tipico ad esempio anche della pancreatite acuta, che abbiamo visto un'infiammazione acuta del pancreas. Però questo dolore molte volte può simulare anche un mal di schiena, può simulare altre patologie. Quindi può portare verso altre patologie. Che possono deviare appunto nell'identificazione di un tumore. Una trombosi venosa profonda invece. Sì, può esserci, però qui parliamo già di situazioni in cui la massa si fa sentire, certo, in maniera importante. Quando c'è il sospetto di un tumore al pancreas, per una diagnosi precisa, che esami, che accertamenti vengono prescritti? Per quanto riguarda la diagnosi, naturalmente si parte da esami di primo livello, no? Un esame di primo livello, tipicamente in chirurgia dell'apparato digerente o in gastroenterologia, è un'ecografia addominale. Un'ecografia addominale ci può far scoprire
qualcosa a livello del pancreas, ma non riesce a dirimere, diciamo così, le caratteristiche di questo qualcosa. E inoltre il pancreas è un organo retroperitoneale, che significa si trova al di dietro dello stomaco, quasi a cavallo della colonna vertebrale, e quindi è un organo che ecograficamente non è molto agevole da studiare, perché l'ecografia risente anche del meteorismo, cioè della presenza di aria nell'intestino, certo. E il pancreas si trova appunto dietro l'intestino, per cui indubbiamente l'ecografia può rappresentare solo un esame così di primo livello per avere un'idea di quello che dobbiamo cercare oppure a cosa ci troviamo di fronte. L'esame, diciamo così, principe per quanto riguarda lo studio del pancreas e soprattutto delle patologie neoplastiche del pancreas è la TAC addome, naturalmente, addome, sì, con mezzo di contrasto, ed è l'esame, diciamo così, è il gold standard per per porre diagnosi di tumore del pancreas. Sì, perché l'attacco del pancreas, dell'addome, ci fa scoprire l'eventuale massa, cioè il nodulo o qualsiasi struttura essa sia, ci fa identificare la localizzazione con certezza, testa, corpo, coda, ci fa soprattutto per noi chirurghi avere informazioni importantissime sui rapporti che questa massa eventualmente contrae con strutture anatomiche molto importanti, come ad esempio i più importanti vasi viscerali, che sono l'arteria e la vena mesenterica superiori, che decorrono proprio dietro il pancreas e che determinano anche l'operabilità dei tumori del pancreas. Infatti si dice sempre che è una zona a difficilissimo accesso per il chirurgo. Sono le 21:53, vado da Gigliola perché mi segnala che è arrivata una mail per il nostro ospite. Gigliola. L'esordio di una lieve forma di diabete senza nessun altro sintomo in una persona di 60 anni, sana e attiva, può rappresentare un campanello d'allarme per il tumore al pancreas? E come si può essere certi dell'assenza di un nesso? Professore, un campanellino di diabete? No, non è un campanellino. Purtroppo, tra le cause, forse non l'abbiamo visto nella tabella, un diabete di recente insorgenza deve farci drizzare le antenne. Assolutamente non voglio dire che il paziente avrà un tumore al pancreas, però è uno di quei segni da non sottovalutare, comparsa improvvisa di diabete mellito, vedete qui nella tabella, e quindi un paziente in stato di benessere che comincia ad avere problemi di diabete va studiato sia per mettere a punto la terapia del diabete, ma soprattutto per escludere che sotto questa comparsa di diabete improvviso si nasconda o si celi qualche patologia del pancreas. Quindi come minimo un'ecografia addominale, come minimo un markers tumorale che è il CA19-9, che è il tipico markers, diciamo così, che viene espresso dalle neoplasie pancreatiche, e se necessario anche un attacco o una risonanza magnetica. Quindi un nesso potrebbe essere. Perché io sono del parere che bisogna sempre partire dall'ipotesi peggiore per poi arrivare alla migliore, cioè mai sottovalutare, meglio escludere. Il telespettatore diceva anche che una persona di 60 anni, perché evidentemente si sente giovane, però potrebbe essere già però la una sesta settima di decade sospetto di vita rappresenta proprio uno delle zone di età, delle fasce di età di tipico esordio di neoplasia del pancreas. Quindi se oggigiorno ci troviamo ad operare anche pazienti molto più anziani, noi abbiamo operato anche ultra ottantenni per tumori del pancreas, perché la decisione è lo stadio della malattia e l'età biologica del paziente, certo, più dell'età anagrafica. Prima di tornare sui nostri esami, anche perché le volevo chiedere se alcuni degli accertamenti diagnostici che vengono prescritti sono invasivi, torno alla Gigliola perché la regia mi ha segnalato che c'è un'altra mail. Gigliola. Sì, sono stato operato di tumore al pancreas e dopo l'intervento mi si è creata molta area addominale. È normale? Ho provato ad eliminare alcuni cibi, ma il disturbo continua. Cosa posso fare?
Area addominale, è normale, professore? Sì, è normale, soprattutto se il paziente non assume una sostituzione enzimatica, vale a dire quando noi operiamo un paziente al pancreas, una parte di questo organo viene a mancare. E come ho detto prima, il pancreas ha una sua precipua funzione, è la funzione esocrina, cioè il pancreas è l'organo che produce gli enzimi digestivi. Se il paziente viene sottoposto a intervento chirurgico e gli viene a mancare il 50% del pancreas, verosimilmente o anzi quasi sicuramente avrà un deficit enzimatico. E in che cosa si traduce questo deficit enzimatico? Nella maldigestione. E qual è la conseguenza della maldigestione? L'aria. Il gonfiore, l'aria, la fermentazione dei cibi nell'intestino. Per cui se il paziente non lo fa, deve assolutamente assumere una supplementazione enzimatica, cioè assumere enzimi pancreatici durante i pasti. Grazie, torniamo ai nostri, tra poco devo andare in pubblicità, fra 3 minuti, torniamo ai nostri esami accertamenti che vengono fatti per la diagnosi di tumore al pancreas. Tra questi c'è anche qualche esame invasivo, professore? Sì. Noi ci eravamo fermati alla TAC. Sì. La TAC è, ho detto, il gold standard. Un altro esame molto importante è la risonanza magnetica, conseguenze colangiovisumgrafiche. Una parola difficile, ma che significa che questa risonanza studia il parenchima, cioè l'organo, il pancreas, e il dotto pancreatico e il dotto biliare. Questo è un altro esame importante e serve soprattutto in quelle forme tumorali cistiche. Perché il tumore del pancreas può essere un tumore solido oppure può essere un tumore che si instaura sul pavimento di una cisti degenerata, e quindi in quel caso parleremo di tumori cistici pancreatici, che poi possiamo vedere anche sì, più tardi. Sì, sì. E questi sono gli esami, diciamo così, di base, di secondo livello. Un altro esame molto importante per lo studio delle masse pancreatiche è la ecoendoscopia. Che cos'è la ecoendoscopia? È un ecografo, cioè una sonda ecografica a ultrasuoni applicata su un endoscopio, per cui il paziente fa una sorta di endoscopia, di gastroscopia, e sulla punta di questo endoscopio è presente una sonda ecografica che può studiare proprio direttamente il pancreas. Questo è un esame molto importante perché ci consente anche eventualmente di effettuare dei prelievi bioptici. Quanto soffre il paziente durante questo esame? Nulla, perché è sedato, è come una gastroscopia, è come una colonoscopia, un esame un po' più laborioso, e quindi il paziente viene effettua l'esame in sedazione, ma dopo poche ore torna certo a casa. Senta, esami invasivi invece, mi chiedeva, sì, sono sostanzialmente di due tipi. Sono la ERCP, che è l'acronimo di colangiografia retrograda endoscopica, che significa sempre con questo endoscopio noi raggiungiamo la papilla, che è quell'orifizio che si trova nel duodeno e dal quale defluiscono i succhi biliari e i succhi pancreatici. Anche questo viene fatto in sedazione. Certo. E iniettando del mezzo di contrasto nel dotto biliare, nel dotto pancreatico, si può identificare l'eventuale massa o diciamo così altre problematiche del pancreas. E si può soprattutto, esempio, porre o posizionare un drenaggio qualora il paziente fosse itterico, perché abbiamo detto che i tumori determinano uno schiacciamento del coledoco e quindi un'ostruzione. Mettendo un tubicino che si chiama stent in termine tecnico nel condotto pancreatico, noi riusciamo a riabitare, a riaprire questo dotto e a risolvere l'ittero in attesa eventualmente di un intervento chirurgico, qualora quest'ittero debba essere molto importante. E l'altro esame è la colangiografia percutanea, cioè noi andiamo sempre a drenare il condotto biliare, ma non passando dalla papilla, cioè dal duodeno, perché magari questo paziente non ha una ostruzione del duodeno o altre problematiche che ci impediscono di condurre una ERCP, allora noi effettuiamo una puntura percutanea, cioè significa attraverso la cute di un condotto biliare, e tramite questo condotto biliare raggiungiamo il coledoco e lì anche posizioniamo un drenaggio o uno stent. Questi esami però vengono richiesti in quali situazioni? Questi due esami vengono richiesti, la ERCP se abbiamo qualche dubbio diagnostico o dobbiamo prelevare del tessuto, ad esempio i tumori del pancreas, cioè la zona del pancreas è interessata non solo da tumori pancreatici, ma anche tumori delle vie biliari,
un tumore del coledoco intrapancreatico comporta le stesse problematiche di un tumore del pancreas, perché l'intervento sarà lo stesso. E allora magari io a volte ho bisogno di assumere informazioni oppure di effettuare prelievi bioptici. In quel caso il prelievo bioptico viene fatto all'interno del dotto biliare. E come si fa? Con la RCP e si fa il cosiddetto brushing, cioè lo spazzolamento della massa per ottenere cellule da investigare. Uno scrupolo dello specialista, diciamo. Certo. 22.01, vado in pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile con il nostro ospite, il professor Pierluigi Di Sebastiano, direttore della chirurgia generale a indirizzo oncologico della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Stiamo parlando di chirurgia pancreatica. Ci abbiamo girato intorno, diciamo così, nella prima parte di questa trasmissione. Adesso arriviamo proprio al cuore dell'argomento e anche del titolo che leggete in grafica. Quando si può intervenire da un punto di vista chirurgico per patologie del cancro, del pancreas, in particolare in caso di tumore? Intanto le chiedo, l'evoluzione della malattia del tumore al pancreas, l'evoluzione è lenta e veloce, è lenta oppure è veloce e si diffonde anche facilmente, professore, oppure è molto molto lento come diffusione, come così espansione nell'organo? Diciamo che il problema del pancreas è proprio questo, cioè che un tumore, quando parliamo di tumore del pancreas, però dobbiamo fare una differenziazione, cioè quando noi parliamo del tumore del pancreas come il big killer, il silent killer, noi parliamo di una forma specifica di cancro del pancreas, che è l'adenocarcinoma duttale, cioè quel tumore che insorge nella porzione esocrina del pancreas, perché poi esiste un'altra importante truppa di tumori pancreatici che non hanno l'aggressività dell'adenocarcinoma, mi riferisco ai tumori cistici e mi riferisco ai tumori neuroendocrini, cioè ai tumori di quella parte endocrina. Tornando al problema, diciamo, dell'adenocarcinoma del pancreas, il problema è composto da due ordini di fattori. In primo luogo è un tumore ad alta aggressività, che significa che le cellule tumorali tendono a sfuggire, tendono a metastatizzare, cioè ad aggredire altri organi. E questo è un tumore che ha un'alta percentuale di metastatizzazione anche quando ha dimensioni non importanti. Anche un tumore di 2-3 cm può dar luogo a metastasi che si possono diffondere sia tramite il circolo linfatico, cioè tramite i linfonodi, che sono tutti intorno all'organo, e sia tramite il circolo sanguigno. Infatti tipicamente le metastasi da cancro del pancreas si trovano principalmente nei linfonodi o nel fegato, che è la prima stazione, diciamo così, del circolo sanguigno. Quindi questo è il primo fattore, il tumore del pancreas è aggressivo perché tende precocemente a metastatizzare. Il secondo aspetto riguarda la cura del tumore del pancreas, cioè il tumore del pancreas viene trattato anche con la chemioterapia, come la maggior parte dei tumori, ma le cellule del tumore del pancreas, dell'adenocarcinoma duttale, non sono tutte uguali, cioè un tumore del pancreas risponde inizialmente alla chemioterapia perché una popolazione o una sottopopolazione di queste cellule è sensibile al farmaco, mentre magari un'altra sottopopolazione non lo è, e quindi abbiamo un'iniziale risposta alla chemioterapia e poi l'insorgenza di una sorta di chemioresistenza. Quindi questi sono i due aspetti che lo rendono difficilmente approcciabile sia dal punto di vista chirurgico, perché magari ci troviamo molte volte di fronte a casi in cui il chirurgo è arrivato tardi, e sia dal punto di vista, diciamo così, del trattamento chemioterapico, perché sono cellule molto capricciose. Parliamo invece della metodica chirurgica, è considerata sempre comunque la terapia d'elezione nella cura del tumore del pancreas, chiaramente del tumore del pancreas maligno, professore. Diciamo questo, che la chirurgia rappresenta l'unica chance di cura per il cancro del pancreas, cioè un paziente per guarire da un cancro del pancreas deve essere operato, però la chirurgia deve essere usata in maniera saggia, bisogna
diciamo, verificare attentamente la possibilità di praticare la chirurgia su questi pazienti. Questa è una diapositiva che porto sempre con me perché dà un po' la dimensione del problema, del fatto che noi viviamo a livello, diciamo così, di pancreatologia una sorta di dicotomia. Abbiamo una parte, diciamo così, nichilista, che fortunatamente viene sempre meno e si riduce sempre di più, e che vede come suo, diciamo così, pioniere Good Johnson, uno studioso che parecchi anni fa fece uno studio epidemiologico sui tumori del pancreas e vide che praticamente su 37.000 pazienti dopo 5 anni ne sopravvive allo 0,4%. Lui arrivò qualche anno più tardi alla conclusione che la chirurgia del pancreas non ha un ruolo per il tumore del pancreas, perché rappresenta solo un utilizzo di risorse senza alcun ritorno. Poi, se possiamo passare alla diapositiva successiva, esiste l'altro polo, che è quello per esempio dei giapponesi. Questi sono due studi, diciamo così, datati, che però io li ritengo importanti per capire in che ambito ci muoviamo, dove dicono praticamente i giapponesi che con una chirurgia radicale estesa si riescono a ottenere sopravvivenze del 33%. Naturalmente non parlo a 5 anni, non parlo del 33% dei pazienti affetti da cancro del pancreas, ma parliamo del 33% dei pazienti che possono essere sottoposti ad intervento chirurgico con intento radicale. Questo è un aspetto importante. Perché noi, fatto 100 fatta 100 la quota di tumori del pancreas, circa il 40% di questi tumori del pancreas arriveranno alla nostra osservazione in uno stadio di inoperabilità, perché avranno già metastasi. Poi il restante 50% sarà costituito da una quota minore di tumori operabili upfront, che significa upfront, di operabili subito, e un'altra quota di tumori che invece sono i cosiddetti borderline, cioè che sono dei tumori che tu puoi potenzialmente asportare, ma per i quali esiste una estrema e elevata possibilità che non si sia radicali nell'asportazione del tumore, cioè che si lasci del residuo anche microscopico. E lasciare del residuo microscopico in un paziente operato per un tumore del pancreas significa già aver dichiarato la recidiva della malattia. L'intervento è complicato, è rischioso, professore, e le metodiche sono diverse. L'intervento è complesso. Gli interventi sostanzialmente non sono molti, sono gli interventi come metodiche. Ci sono gli interventi di resezione della testa, che voi vedete qui sulla sinistra del teleschermo, dove praticamente si asporta la testa del pancreas insieme al duodeno, al condotto biliare e alla colecisti. E poi questo intervento consta di questa fase, che è la fase demolitiva, alla quale asportiamo il tumore, e poi la fase ricostruttiva, che è quella poi più delicata, nella quale noi andremo a ricostituire la continuità digestiva, cioè andremo ad anastomizzare, cioè vale a dire a collegare il pancreas con l'intestino, il dotto biliare con l'intestino e lo stomaco la prima parte del duodeno con l'intestino. Questo è un intervento che si chiama duodeno cefalo pancreasectomia, perché si toglie il duodeno, cefalo è la testa del pancreas, si toglie il duodeno e la testa del pancreas. Ed è un intervento sicuramente è considerato il più complesso intervento che si possa eseguire a livello addominale. In America viene chiamata la Cadillac della chirurgia per un'analogia con la grande macchina. La Cadillac. Quest'altra diapositiva. Se andiamo un attimo indietro, sì? Se posso. Quando invece il tumore è localizzato sulla coda del pancreas, torniamo alla diapositiva precedente. Ecco, consta, questo nella parte bassa e a destra del teleschermo, consta della asportazione della parte sinistra del pancreas, cioè della parte corpo caudale insieme alla milza, perché la milza è un organo immunologico e quindi è coinvolto anche dal punto di vista oncologico. Noi dobbiamo, quando ci troviamo di fronte al tumore del pancreas, per avere un risultato oncologico soddisfacente, includere anche la milza nella resezione. Questo è un intervento, diciamo, meno complesso, perché consta unicamente della fase demolitiva.
perché non c'è necessità di ricostruire la continuità digestiva che non viene intaccata dall'operazione. Da questo intervento. Sì. Vediamo l'altra diapositiva. Eccola questa, qua. Una volta, dicevo, per quanto riguarda i tumori della testa, la fase completata, la fase demolitiva, c'è la fase ricostruttiva, nella quale noi dobbiamo ricostituire la continuità intestinale. E queste sono anastomosi, cioè nuovi collegamenti estremamente complessi e delicati. E diciamo che oggigiorno il chirurgo si gioca l'intervento su questa fase. 20 anni fa, 30 anni fa, la mortalità per tumori del pancreas era legata alla fase resettiva, perché i pazienti durante la resezione perdevano molto sangue e rischiavano grosso, diciamo. Oggi invece l'intervento ce lo giochiamo nella fase ricostruttiva, perché l'anastomosi pancreatica, che è la più difficile anastomosi che si possa eseguire a livello di apparato digerente, è estremamente delicata, è legata a molti fattori, certo, che possono condizionarle la riuscita. Vado da Gigliola perché sono arrivate delle mail in redazione. Prima però le chiedo questo: mediamente quanto dura un intervento di questa portata? 5-6 ore. 5-6 ore. Gigliola. Sì, ci scrive Antonio, ma se divento giallo ho sicuramente un tumore al pancreas? E se sì, dove mi posso far trattare? In Abruzzo? Allora, Antonio, quasi sicuramente, cioè è più probabile che non abbia un tumore del pancreas e che abbia un tumore del pancreas, perché diventare gialli significa che c'è un'ostruzione del dotto biliare, e la prima causa di ostruzione del dotto biliare sono i calcoli della cistifellea, che possono migrare nel condotto biliare principale ed andare ad ostruire lo sbocco in duodeno, causando l'ittero. Quindi, naturalmente, l'ittero rappresenta motivo di ricovero ospedaliero, e adesso non voglio fare, diciamo così, portare acqua al mio mulino, però comunque in Abruzzo noi trattiamo gli itteri in maniera soddisfacente, perché rappresenta un po' il nostro pane quotidiano. In caso di ittero, il paziente deve recarsi in un ambito ospedaliero, bisogna mettere in atto delle indagini diagnostiche di secondo livello, come ho detto, una TAC, una risonanza magnetica, eventualmente poi a seconda della problematica che verrà fuori, ad esempio potrebbe trattarsi di una calcolosi del coledoco, allora in quel caso l'ERCP di cui parlavamo prima è l'esame operativo che consente anche di fare la cosiddetta bonifica della via biliare, cioè la estrazione endoscopica del calcolo, certo, e la risoluzione dell'ittero. Se invece malauguratamente dovessimo trovarci di fronte a un tumore del pancreas, bisognerà completare l'iter diagnostico, verificare l'eventuale operabilità della massa, drenare eventualmente l'ittero se i valori sono troppo elevati e quindi incompatibili con l'intervento chirurgico, e via dicendo. Gigliola, altra mail per il professore? Sì, Alessandra ci scrive: qual è l'utilità dell'analisi genetica nei pazienti che hanno sviluppato a distanza di tempo un tumore al seno e al pancreas? Esiste la possibilità di ampliare l'utilizzo dei chemioterapici a disposizione? Professore. Allora, per quanto riguarda i tumori del pancreas, i tumori della mammella hanno una similitudine, ci sono dei geni che si chiamano BRCA che sembrano essere coinvolti nel meccanismo di insorgenza del cancro pancreatico. Per quanto riguarda invece i chemioterapici, sono molecole completamente diverse quelle che si utilizzano per la mammella rispetto a quella del pancreas, anche se in passato si sono utilizzati dei farmaci similari, perché anche la mammella è una ghiandola come il pancreas. Allora nel passato c'era stato un utilizzo di farmaci similari, ma oggigiorno i chemioterapici che si utilizzano per la mammella sono completamente diversi da quelli che noi utilizziamo per le patologie tumorali del pancreas. Quindi c'è la possibilità di... Ci sono dei geni comuni che sembrano essere coinvolti. Vado da Gigliola perché è arrivata una telefonata per il nostro ospite. Pronto Rete 8? Sì. Buonasera, da dove chiama? Chiamo da Montesilvani, Pescara. Buonasera signora, faccia pure la domanda al professor Di Sebastiano. Senti, io sono stato operato 20 anni fa al pancreas, mi hanno tolto la coda del pancreas, mi hanno lasciato un pezzetto e la messa, l'utero e le ovaie già mi mancava. Comunque adesso il mio
ma che mi abbassa la glicemia, mi va a 30, 35, 60, sempre in base, la notte soprattutto vado in coma. Che cosa posso fare? Sì, resti in linea perché se il professore le deve fare qualche domanda. Prof. La signora è stata operata al pancreas 20 anni fa, salvando la milza. Ritengo quindi verosimilmente che lei non sia stata operata per una patologia tumorale. Il problema che io penso è che la signora sia diabetica e che quindi prenda l'insulina. Perché quando. Glielo possiamo chiedere, signora è diabetica? No. No. Non ho diabete, cioè sempre bassa la chicchiata, c'è 6,1 e la glicemia io me la provo ogni 2-3 giorni, 4 giorni, c'è sempre bassa. Accendono proprio, se prendi il cortisone, mangio sempre i zuccheri, ma arriva a 70-80, ma è sempre bassa, mi va a 30-35, sudo la notte, sempre bagnato sto. Prof. Niente, allora mi bisogna partire male, con delle indagini perché. Testa. Come dice signora? Mi fa male la testa e mi batte forte il sì, cuore certo. Quando mi prende così brutto. Sì. Ah, allora sentiamo, no. Sentiamo che cosa le consiglia il professor Di Sebastiano. Nel momento in cui la signora non è diabetica, qui ci potremo trovare di fronte ad una forma neuroendocrina funzionante, cioè la signora dovrebbe fare delle indagini diagnostiche per escludere una possibile patologia neuroendocrina. Ad esempio un io ci vado dall'endocrinologo, sì? Sì, sì signora, però sì. Lo faccio parlare perché sennò non veniamo a capo del deve suo caso. Deve fare una praticamente un esame diagnostico che utilizza dei recettori per l'insulina e una scintigrafia con un isotopo particolare che identifica eventuali aree di ipercaptazione da parte di questi tumori neuroendocrini, perché quando l'insulina scende per una ragione non chiara è probabile che ci sia qualche zona che la produca autonomamente diversa, slegata dal contesto dell'organismo. Quindi signora deve fare questi accertamenti che le ha consegnato, questi esami che le ha consigliato il professor Di Sebastiano, ha capito? Sì, grazie. E faccia questi esami e poi eventualmente sì. Il professore è a sua disposizione. Mi può ripetere l'esame per favore? Allora, si chiama scintigrafia con gallio dotanoc, adesso è un po' complicato, sarebbe il caso di è un esame che usa degli isotopi, cioè praticamente delle sostanze che emettono. Il contrasto. Non è un contrasto, è una sorta di contrasto, Adesso dovrei scendere in particolari, però. Faccia così, magari chiami il professore sì, alla casa sì. Di cura Pierangeli e così le posso spiegare sa tutto spiegare con meglio, perché sennò. Qui va bene. Va bene? E segue i suoi consigli. Comunque, sì, è comunque una cosa che non va assolutamente sotto e non si trascuri, come no, ha detto il professore. In bocca al lupo alla signora, c'è forse un'altra telefonata, vedo Gigliola in linea. No, c'è una mail di Gigliola per il professore, avevo visto, mi era arrivata la segnalazione. Sì. Ho letto che ad oggi non esiste una prevenzione specifica per il tumore al pancreas. Viene consigliato di fare ogni anno un'ecografia addominale e marker tumorali. Per questi ultimi, quale tipo di specifico esame suggerirebbe ad una persona di 53 anni? E ci scrive Beniamino che la ringrazia già anticipatamente. Che marker consigliamo a Beniamino? Beniamino per la domanda. Il marker è uno, si chiama CA19.9 ed è il marker specifico per i tumori del pancreas. Purtroppo però c'è da dire che il CA19.9 non viene espresso da tutti i pazienti. Esiste una quota di pazienti che non esprimono il CA19.9, per cui è un marker tumorale. I tumor markers più che per diagnosticare le patologie tumorali sono molto utili
per il prosieguo delle cure. Ad esempio, soprattutto il CA19-9, se noi abbiamo un paziente con un tumore del pancreas che esprime il CA19-9, quando noi lo andremo ad operare, il CA19-9 tornerà nella norma e quindi sarà un ottimo marker per valutare eventuali riprese di malattie, perché dovesse risalire, noi dobbiamo subito sospettare una ripresa di malattia. Però a oggigiorno, diciamo, il problema del pancreas è proprio che non esiste uno screening specifico e diciamo così, efficace. Quello che diceva prima. 22:24, diciamo, do spazio volentieri a quest'altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Chiamo da Pescara. Prego. Volevo parlare con il professor Di Sebastiano. È a sua disposizione. Una domanda. Sì. Grazie. Il professore, niente, ha operato mia madre al pancreas 4 anni fa. Fino a qualche mese fa stava benino, diciamo, sta facendo la chemio, solo adesso dall'ultima TAC che ha fatto lunedì risulta che praticamente il tumore si è risvegliato, si è ingrandito un pochetto. Finora in questi 4 anni dormiva, ci hanno detto così, siccome non è operabile perché c'era vicino la vena aorta, cioè è riuscita dopo un paio d'anni che è stato operato dal professor Sebastiani. E niente, adesso siamo preoccupati per questa nuova TAC, volevo sapere io e i miei fratelli, insomma, com'è la situazione quando questo tumore si risveglia, è cresciuto un pochettino, mi sembra di un centimetro, da 4 centimetri è passato a 5 centimetri. E non abbiamo sentito, può alzare un po' la voce? Ha sentito, professore? Sì, dicevo, siccome dai risultati di questa TAC siamo un po' tutti preoccupati in famiglia, perché ecco, c'è un svegliato che è cresciuto un pochetto, volevo sapere insomma com'è la situazione. Professore. Purtroppo il problema del tumore del pancreas è che ha un tumore che, anche se operato in maniera radicale, presenta un alto tasso di recidive. Tant'è vero che abbiamo delle sopravvivenze a 5 anni, abbiamo visto del 33%. La signora è stata operata 4 anni fa e quindi è verosimile, purtroppo, che ci si trovi di fronte ad una recidiva. Ho sentito parlare di aorta, quindi quello che mi viene da pensare è che questa massa si sia ripresentata a livello, diciamo così, dei linfonodi che sono vicino l'aorta e che sono appunto in una zona limitrofa pancreatica. È così? Sì, è così. Ecco, è così. In questi casi l'unica opzione è la chemioterapia. Naturalmente la signora sicuramente avrà fatto una chemioterapia adiuvante, perché tutti i pazienti che noi operiamo di tumore al pancreas, indipendentemente dallo stadio, indichiamo una chemioterapia adiuvante che viene fatta con dei farmaci standard. Oggi, rispetto a 4 anni fa, ci sono dei nuovi farmaci che potrebbero rappresentare una possibilità per trattare la signora. Un altro aspetto potrebbe essere presa in considerazione la radioterapia, qualora questa localizzazione di ripresa di malattia dovesse essere unica ed aggredibile. Altre domande per il professore? Sì, niente, volevo sapere appunto se adesso come girano, gli cambiano terapia, la chemioterapia, oppure c'è le aspettative di vita, insomma, di mia mamma. Allora, purtroppo mi rincresce doverlo dire, quando la malattia si ripresenta e non ci sono opzioni di tipo chirurgico, quello che noi possiamo fare con la chemioterapia, e questo avviene in parecchi casi, è quello di portare avanti la malattia, cercare in un certo senso di cronicizzarla, nel senso che con la chemioterapia riusciamo a tenere sotto controllo questa ripresa di malattia. Questi nuovi farmaci, adesso io dovrei sapere la signora cosa ha consigliato l'oncologo, quali sono gli schemi. Attualmente esiste uno schema che è costituito dalla gemcitabina e dal nab-paclitaxel, che è un nuovo farmaco che sta dando buoni risultati, soprattutto nelle forme di questo tipo. Il nostro amico di Pescara, Pescara su Pescara, può fare un salto, andare a trovare il professor Di Sebastiano, sì, e lo trova alla casa di cura Pierangeli di Pescara. Grazie, in bocca al lupo di cuore per sua mamma. Io sono quasi in conclusione di trasmissione, devo tagliare tanti altri argomenti che avevo previsto nella scaletta con il nostro ospite. Andiamo però a quelle 3 diapositive che sono le considerazioni finali, che sono anche un po' il succo sintesi di questa puntata. Francesco in regia le può mettere in onda e
eccole qua. Io quello che ci tenevo a dire, soprattutto, vede, questa è una diapositiva che mi piace perché riporta la frase di John Cameron, che è un po' la leggenda della chirurgia pancreatica. È un uomo che nella sua vita ha fatto oltre 2000 dodenocefalo pancreasectomie. Se pensiamo che ci sono chirurghi che nella loro carriera non la fanno proprio, non in tutta la vita. Vedete, lui diceva: ieri la chirurgia è l'unica chance di cura per il cancro del pancreas. Oggi la chirurgia resta l'unica chance di cura, ma è arrivata un po' al suo limite, cioè noi ci spingiamo in interventi che sono sia tecnicamente che come esito estremamente positivo, però il miglioramento nel trattamento dei tumori del pancreas non potrà avvenire dalla sola chirurgia, ma avverrà dal cosiddetto approccio multidisciplinare. È approccio multidisciplinare che significa una stretta collaborazione tra il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, cioè un approccio multidisciplinare che ci consentirà di trattare meglio questi tumori, e questo già avviene grazie alle terapie neoadiuvanti, cioè pazienti che vengono sottoposti a cicli di chemioterapia prima dell'intervento chirurgico. E questa è la frase del mio primo maestro, il professor Beger di Ulm, il quale diceva che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo con la chirurgia e con la chemioterapia, ma per comprendere e per risolvere il problema del cancro del pancreas dobbiamo fare la ricerca, dobbiamo studiarlo. Certo. E io anche come da chirurgo comunque sono impegnato in prima linea anche in ambito scientifico. Sono delle pubblicazioni e queste che sono state due fatte. Pubblicazioni recenti, una è del 2018, l'altra di qualche anno prima, che ci vede impegnati appunto in collaborazioni nazionali e internazionali con l'Università di Chieti in particolare, e noi cerchiamo in questo modo di abbracciare tutto lo spettro della patologia del pancreas per cercare di dare ai pazienti la miglior cura possibile. Grazie per essere stato con noi, al professor Pierluigi Di Sebastiano, direttore della chirurgia generale ad indirizzo oncologico della Casa di Cura Pierangeli Pescara. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata. Ciao Giliola. Ciao Paolo, buona serata a tutti, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie a Giliola Edmondo, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo giovedì prossimo ore 21:30 e parleremo del rapporto che c'è tra il tumore al seno e l'alimentazione. Sarà con noi, per voi, la dottoressa Anna De Eugenio dell'ambulatorio di terapie integrate della senologia dell'ospedale di Ortona. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica come sempre ore 12:45 e ore 20 e parleremo del tumore alla prostata in fase avanzata, puntata da non perdere, ospite un luminare dell'urologia, il professor Patrizio Rigatti dell'ospedale auxologico di Milano, con lui il dottor Paolo Pompa della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione, con tutte le puntate che trovate su YouTube Rete 8 Salute. Grazie, buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo 21:30, arrivederci.